Il Taranto è sfortunato nel primo tempo, colpisce il Trelegni, sprecone nella ripresa e sfuma così l'ipotesi playoff. La squadra di Capuano avrebbe ampiamente meritato il successo. Lascia il campo tra gli applausi dei 5.000 giunti allo Iacovone. È stata una partita bellissima. Nonostante lo 0-0, la gara con il Messina è stata ricca di emozioni. Capuano recupera Mastromonaco e Ferrara e così può schierare la migliore formazione. Il Messina è 4-2-3-1 con Perez, terminale offensivo. Dopo 14 minuti il primo brivido, un colpo di testa di Antonini su palla inattiva di Provenzano, pallone sull'incrocio dei pali. Altro legno, 9 minuti più tardi, palo di Romano con una sventola da fuori aria. Al 25esimo è Mastromonaco ad andare vicinissimo alla segnatura con un diagonale che sfiora il palo. 29esimo il Messina, in un'azione di alleggerimento, guadagna un calcio di rigore per un fallo di mani di Evangelisti su cross di Perez. Sul dischetto si porta Kragl, ma Vannucchi è superlativo e neutralizza bloccando l'esecuzione dagli 11 metri. Non sono finite le traverse per il Taranto, ne colpisce un'altra. Ferrara al 43esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, inutile poi l'acrobazia di Tommasini. Nella ripresa è ancora Tommasini a farsi pericoloso con una conclusione al volo deviata e il pallone termina in calcio d'angolo con Fumagalli battuto. Il Messina resta in 10, dopo 33 minuti della ripresa viene espulso Celesia per fallo da ultimo uomo su Tommasini, secondo giallo e doccia anticipata dalla panchina. Poi nel concitato finale viene espulso anche il rosso-blu Manetta. Nel finale il Taranto colleziona palle e gol. Al 39esimo Nocciolini a porta praticamente vuota, manda incredibilmente al lato. 43esimo Tommasini servito da Nocciolini a botta sicura come un rigore in movimento, para Fumagalli. Al 90esimo colpo di testa di Semprini, si inarca l'estremo difensore peloritano e manda in corner. Poi al 50esimo l'ultima occasione capita proprio ai siciliani con Perez che si gira in aria e manda di poco fuori. 0-0, ma per i rossoblù che non riescono a conquistare i playoff ci sono ugualmente gli applausi del pubblico.